tutti, bentornati ad un'altra puntata di TG591. Tanto voglio parlare di un unboxing, diciamo, cosplay. Mi ricordate Devil May Cry 4? Che non era più il personaggio principale di tutta questa serie? Dante, personaggio di Devil May Cry 1, 2, 3 e, tra virgolette, la reboot, cioè la remake di DMC, che non c'è veramente il vero Dante. Allora, poi diciamo, perché non c'è più il protagonista principale? Chi è l'attuale? Mi pare un ragazzino moccioso. Sì, stiamo parlando di lui, Nero. Ma com'è che aveva attirato di più l'attenzione come cosplay di Nero? Qualcosa di demone che ha reso famoso per il fatto che è un vero demone, come potenza, come fascino. Bene, era il braccio destro Devil Trigger, che era il braccio demoniaco che usava per le prese, per picchiare, per bastonare, per picchiare la vostra suocera, o picchiare il vostro professore, il direttore della vostra scuola, cosa vorrei farvi vedere, e cose varie. Allora, Dante è famoso ad esempio per le due pistole, la Rebellion e la spada Rebellion, le due pistole ivre e deboli. Benissimo, vi faccio vedere come mi sono fatto inviare dall'Oriente. Mi cerco un bestemmie per calo a mano. Non sono sbattimento, ma faccio fare già. Benissimo. Dopo quasi un mese di tra cui il passaggio di quella cazzo di dogana, e qui mi ha dovuto farmi spendere un po' di euro. Ecco qua la confessione di Dante. Cioè, è meglio quella di Nero. Allora, vediamo un po' se è quello giusto come pacco. Sai com'è? Ne ho ricevuti tanti questi pacchi che non so più qual è il vero. Questo. Un po'. Oh fucking god. Ok, giusto, anche voleva. Vengono i dubbi per un attimo. Sì, è questo, giusto. Mi ha fatto il mio quello giusto, meno male. Allora, non ci tocca che aprire. Poi mi ha affidato il coltellino. Dell'occhio, che altro. Ecco fatto. Magari capiremo anche da questo lato, magari. Senti, facciamo magari. Oh figo, l'ho fatta. Qualche fortuna modo ce l'ho fatta. Benissimo. Ecco qua, la mano di Nero, o il braccio, come cavolo volete chiamare. Benissimo, non ti tocca capire. Dalla aspettativa da così mi piace. Confezione abbastanza ampia. Giusto, la mia mano. Non ci faccio capire. Ma che cazzo avrà in un cartonato? Non lo so. Se manda solita per ci chiuso se pugnalare. Ecco. Una è fatto. Non ci faccio che prendere l'altra. Ecco fatto. Ho aperto, diciamo, ho pugnalato il sacchetto. Ho fatto qualche modo che abbiamo fatto. Ok, perfetto. No, io per male, perfetto. Fatto. Ecco voi il braccio di Nero. In tutto il suo fascino. È fatto bene, hanno preso le misure, vedete? È fatto in PVC con materiale plastico. Ma ciao bella manina. Perfetto. Non ci lascia che provare. Il plastico non mi cade a ridere. Non c'è da dire, sto già smadronando così, figuratevi. Ecco fatto. Mi sa che conviene mettere i guanti la prossima volta. Che è veramente gommoso. Faccio un po' per mettere i guanti. Mi sono già attrezzato in passato per i guanti, per fare vari cosplay, però questa volta mi sa che mi tornerà anche per questo. Ok, una speranza che vada bene. Ripeto, nella speranza che vada bene. Si infia più facilmente.
Vabbè, sì, è un bel materiale, però è difficile da indossare. Forse ci abituerete dopo un po', si spera. Ok, dove anche facendo una bella fatica a montare a mano. Però sto già prendendo forma, già questo mi piace. Non so come l'abbiano studiato a mano, francamente! Mm.